Io sono Gaetano Lalegname e sono socio fondatore dell'Associazione Arcipelago Shell. Chi siamo? Beh, magari molti di voi hanno visto nei recenti TED italiani un video fatto in Emilia Romagna da una nostra socia sostenitrice, Elisa Bortolotti, che ha spiegato molto bene che cos'è lo Shell. Io adesso purtroppo ho poco tempo a disposizione, cercherò di andare abbastanza spedito e quindi partiamo subito. Siamo un gruppo di persone che nei primi anni del 2000 si è posta praticamente in tempi non sospetti la domanda su perché l'economia stava prendendo questo tipo di deriva e soprattutto perché ci trovavamo a correre sempre di più e lavorare in condizioni che possiamo definire disumane. Chi è stato qui stamattina ha visto Nino Galloni. Nino Galloni è stato con noi uno dei fondatori di Arcipelago Shell, infatti fa parte ancora oggi del comitato scientifico e quindi è tanto che stiamo parlando di queste tematiche anche quando nessuno, a dire il vero, nel 2005 sospettava che la crisi potesse arrivare a questi livelli. Dicevo, Arcipelago Shell è un'associazione formata da cittadini, da imprenditori, da economisti che si sono posti questi problemi cercando di risolverli. Ed è nato lo Shell. Ma che cos'è lo Shell? Lo Shell sostanzialmente è un buono sconto. Un buono sconto però che funziona come se fosse una moneta. Voglio precisare questo. In Italia ci sono stati degli esempi di monete complementari o alternativi a partire dall'anno 2000. Chi ha fatto delle ricerche in tal senso su internet ha potuto verificare che ci sono state, ad esempio, il SIMEC del professor Auriti a Guardia Reale, oppure l'Equa Spromonte del professor Perna, appunto nel parco naturale del Calabrese. Nel 2005 abbiamo, dopo un attento studio e una valutazione di circa tutte le 4.000 valute complementari che c'erano, che ci sono attualmente intorno al mondo, abbiamo incominciato a creare dei prototipi funzionanti nei diversi territori italiani. Sono nati così l'Ecoroma, il Tao, il Tairos, il Cro e anche lo Shell a Napoli. Tutte queste monete avevano delle caratteristiche differenti, ad esempio l'Ecoroma aveva la tassa sull'uso, quello che tecnicamente viene chiamato il demurrage, che era stato usato come esperimento nella cittadina di Wörl in Austria, e tante altre caratteristiche che adesso per mancanza di tempo non sto a definire. L'iniziativa più semplice, immediata e soprattutto più accettata dalle persone è stata quella dello Shell di Napoli. Lo Shell funziona, abbiamo detto, come uno sconto, però ha una caratteristica diversa dallo sconto. Continua a circolare e non si ferma nella cassa di chi lo accetta. Come funziona? Molto semplice. Bene, innanzitutto questi qua sono gli Shell, li vedete, molto belli e colorati, e ci sono dei tagli da mezzo Shell fino a 20 e funzionano in questo modo. Vengono dati alle famiglie in blocchetti da 100, vengono dati gratuitamente e possono essere utilizzati nelle attività locali che decidono di aderire accettandole sul territorio. Queste attività espongono una metrofania o un cartello dove comunicano liberamente la percentuale di accettazione degli Shell. Facciamo un esempio: oggi siamo andati a mangiare al ristorante. Se il ristoratore avesse accettato gli Shell, fosse stato iscritto al circuito, avrebbe potuto esporre una metrofania dicendo: in questo locale si accetta una percentuale di Shell del 20%.
il 20% sarebbe stato dedotto dal conto che avremmo dovuto pagare. Ipotizziamo 100 euro, noi avremmo potuto pagare quindi 80 euro più 20 sceck. Però, come dicevo prima, il commerciante lo sceck non lo perde, non gli rimane in cassa come uno sconto della grande distribuzione organizzata che poi muore, ma può continuare a rispenderlo nelle attività sempre locali. È stato fatto in questo modo proprio per questo motivo, perché se io con lo sceck vado ad acquistare gli articoli provenienti dalla Cina o dall'esterno dell'Italia, questo non è possibile perché i cinesi non accettano gli sceck, quindi si va a favorire tutte quelle attività locali che oggi sono messe in difficoltà dalle multinazionali, dalla grande distribuzione, eccetera, eccetera, eccetera. In tutti questi anni abbiamo fatto dei grossi lavori, tutti su base volontaria. C'è una piattaforma telematica molto complessa, creata dai tecnici di Arcipelago Sceck, che oltre a raggruppare tutte le aziende iscritte, e sono circa 3.000 oggi, comprese 20.000 famiglie, permettono di avere sia una gestione della ricerca delle attività aderenti su tutto il territorio italiano, una registrazione online con apertura anche del conto sceck, che altro che non è un sistema di transazione elettronico dove vengono scambiati solo gli sceck. Attenzione, non essendo una moneta, gli sceck non si possono né cambiare con gli euro né accumulare, e quindi devono andare sempre, viaggiare sempre con gli euro. È stato fatto questo per un semplice motivo. Noi abbiamo visto tutte le realtà che ci sono, ad esempio anche in Germania, il circuito Regio, che ha 64 tipi di monete complementari diverse. Però, innanzitutto, la legislazione italiana non permette di avere una valuta alternativa. Basta vedere quello che hanno fatto sia al professor Auriti che al professor Berna. Li hanno bloccati nel giro di 6 mesi. Ma in Germania questo tipo di normativa è presente. Loro hanno creato queste monete, hanno creato delle monete che sono convertibili con gli euro. In sostanza, cosa fa il cittadino tedesco? Va a Berlino, se vuole comprare prodotti locali, cambia la valuta euro con il Berliner e utilizza questa valuta in un rapporto 1-1. Però in questo modo viene praticamente meno la circolazione monetaria. Noi invece abbiamo pensato che con gli sceck, se potevamo utilizzarli soltanto in percentuale, avremmo favorito ancora di più la circolazione degli euro, agganciandoli al territorio. Quindi abbiamo creato conto sceck proprio per abbiamo creato conto sceck proprio per favorire gli scambi tra cartaceo e elettronico. Ultimamente abbiamo creato anche le applicazioni per smartphone e iPhone per permettere proprio a tutte le attività di utilizzare, favorire, semplificare la circolazione degli sceck. Insieme agli sceck abbiamo creato una serie di piani aziendali che riguardano la connettività, l'energia, l'agricoltura e i trasporti. Tutti questi piani, adesso io mi riaggancio a quello che ha detto il nostro amico Gunther, sono proprio dei piani favoriti per mettere l'uomo al centro. Ovviamente ci sono gli imprenditori che hanno necessità di operare sul territorio, ma possiamo, in questo caso proprio con lo sceck, aiutare anche loro a portare avanti la loro iniziativa di bilancio per il bene comune. Io appunto avevo fatto una presentazione molto breve, ma visto che non ho proprio più tempo, lascio spazio alle domande, perché appunto ringrazio, il mio tempo è finito.
una brevissima spiegazione che mi permettesse di capire il grado di diffusione che ha avuto lo Sheikh. Allora, lo Sheikh dal 2005 a oggi è diffuso in tutta Italia. Le regioni, diciamo, sono abbastanza omogeneamente attive. Chiaramente c'è, per esempio, la Campania che parte per prima e un po' più avanti degli altri, la Toscana. La Lombardia è stata una delle ultime regioni a partire, forse anche dovuto al fatto che c'è una situazione di oggettivo benessere rispetto al resto dell'Italia. E comunque sono 3.000 aziende, come dicevo, che accettano lo Sheikh in tutti i settori, anche il turismo. Ad esempio, in Calabria abbiamo una catena di alberghi che per l'estate accetta gli Sheikh. E 20.000 famiglie iscritte. Io volevo sapere un esempio, c'erano vari tipi di monete con diverse caratteristiche. Sì. Per avere un'idea, per capire il concetto, mi puoi fare un esempio di un paio? Beh, allora, l'esempio più classico è quello che dicevo io. C'era l'Ecoroma che utilizzava il demurrage. Il demurrage che cos'è? Non è nient'altro che la tassa sull'uso, oppure la moneta scadenza che era stata utilizzata nei primi anni 30 dal sindaco della cittadina di Wörgl. Come funziona? Funziona praticamente che questa moneta, dopo un tot di tempo, si deprezza. Cioè, se è un, supponiamo, per farvi capire, supponiamo che io abbia in mano una banconota da 100 euro e questa banconota è gravata di un tasso negativo del 5-6%. Vorrà dire che a fine anno, anzi facciamo il 10% così ci troviamo con i calcoli più semplici per tutti, vorrà dire che a fine anno questa moneta non varrà più 100 euro, ma ne varrà 90 e così via. Cosa si inventarono a Wörgl? La tassa sull'uso, cioè a fine anno chi aveva quella moneta doveva, per poter reintegrare il valore facciale della moneta a 100 euro, doveva applicare un bollino, in questo caso che era di 10 euro, e in questo modo la moneta continuava ad avere il suo valore. Però questo, la tassa sull'uso era una cosa che poteva andare bene negli anni 30. Oggi, come diceva giustamente stamattina Galloni, con un'economia globalizzata in cui prevalgono le relazioni, ricreare un qualcosa che vada bene soltanto nel locale, in più gravato da una tassa, cioè fare uno sconto sullo sconto, è un qualcosa che non avrebbe senso. Anche perché se noi sappiamo che la velocità di circolazione della moneta deve comunque, visto che non è più garantita dall'oro, comunque deve avere degli equivalenti in beni e servizi. Questo significa che se facciamo circolare sempre più velocemente queste monete grazie al sistema del demurrage, vuol dire che noi cosa stiamo facendo? Stiamo incrementando o incentivando di nuovo le sovrapproduzioni. Oggi, con i problemi di eccesso di produzione ambientali e di scarsità dei carburanti fossili, avere questa moneta potrebbe essere anche deleterio.